Allora, buongiorno a tutti, benvenuti a questa sessione delle ore 11.30, più lontano, più vicino. Benvenuti a questa sessione delle 11.30 dal titolo Ciao al punto uomo, macchine e fiducia. Per cui capiamo già che parleremo di fiducia, che è il tema del festival, declinato un po' in termini tecnologici, un po' in termini di relazioni interpersonali, per cui continueremo a parlare di fiducia. Allora, ringrazio molto i due amici che hanno accettato l'invito a intervenire e vi dico, appunto con un approccio un po' istituzionale, chi sono e leggo la biografia che mi hanno dato. Iniziamo da Michela Marzano, filosofa, saggista e scrittrice, è autrice di numerosi saggi e articoli di filosofia morale e politica. L'analisi della fragilità della condizione umana rappresenta il punto di partenza delle sue ricerche e delle sue riflessioni filosofiche. È nata a Roma, ha studiato alla Scuola Normale Superiore di Pisa e dal 98 vive a Parigi, dove è professore ordinario di filosofia morale all'Université Paris Descartes. Collabora con La Repubblica, La Stampa, ha scritto numerosi saggi e romanzi, francese e in italiano, tra i quali L'amore è tutto ciò che so dell'amore, che ha vinto il premio Bancarella, e il suo ultimo romanzo è Stirpe e vergogna, pubblicato da Rizzoli. Corrisponde al vero? Perfetto. Paolo Benanti è un frate, come vedete, un frate francescano del Tor, si occupa di etica, bioetica ed etica delle tecnologie. In particolare, i suoi studi si focalizzano sulla gestione dell'innovazione, internet e l'impatto del digital age e le biotecnologie per il miglioramento umano, la biosicurezza, le neuroscienze e le neurotecnologie. Tra l'altro è membro del comitato scientifico del Festival Francescano. Non c'è scritto che è tifoso della Roma, che è importante. Allora, interessanti, questi due sono ricercatori con un background diverso, tecnologico Paolo, umanistico Michela, però ecco, si incrociano, sono entrambi ricercatori di senso, direi, lui partendo da un background tecnologico STEM si occupa di etica, se vogliamo fa un'incursione nelle scienze sociali, e Michela partendo dalle scienze sociali non può ignorare le tecnologie che circondano il nostro mondo. Hanno scritto, detto, intervengono in convegni, fanno un sacco di cose che trovate anche su YouTube, hanno scritto un sacco di robe. Nell'oretta che passeremo insieme spero di riuscire a tirar fuori da loro, ma loro sono bravissimi, tirar fuori da loro un po' di aceto balsamico. Ecco, siamo a Bologna, non a Modena, però di tutte le cose che scrivono e fanno ci daranno un po' di aceto balsamico, semplice, no? Comprensibile, come sapete fare voi. Allora, la prima domanda, caro Paolo, è semplice, come negli esami già talvolta succede, è la domanda quasi a piacere. Okay? Perciò la domanda è riferita al tema del festival, fiducia. Allora, nella tua prospettiva, caro Paolo, alla luce di quello che hai studiato, che fai, che vedi, cosa ti evoca questo termine fiducia, come lo declini per quello che vediamo oggi e per quello che ci possiamo aspettare in futuro? E Michela, la stessa domanda per te appena finisce Paolo. Grazie, buongiorno. Beh, iniziamo col dire che due filosofi morali a cui dai delle scienze sociali possono andare subito in aceto, senza balsamico, e questo è pericolosissimo. Per me il mondo si divide. Poi siamo due romani, quindi da questo punto di vista sanguigni. No, scherzi a parte. Dunque, la prendo sul serio questa domanda, e la prendo sul serio guardando la nostra contemporaneità. Io ieri per venire a Bologna sono salito su un Frecciarossa, e salendo sul Frecciarossa ero convinto che chi guidava il Frecciarossa fosse un macchinista che in qualche misura era formato a quel mestiere, che siccome un Frecciarossa sfreccia a 300 km orari e ha bisogno di 2 km per fermarsi, 5 per fermarsi senza uccidere nessuno, 10 senza feriti, ci fossero una serie di tecnici che avessero in qualche misura monitorato tutti i sensori sulla linea, perché a 10 km non vede nessuno, soprattutto quando più è buio. Più vicino. Più vicino. Così lo mangio però, Più vicino. Ora non parlo. Avevo fatto giusto, che bello. Bene, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, quando prima mi hanno portato l'acqua,
Io ero convinto che l'acqua fosse potabile perché portata fino a qui da un acquedotto, conservata, eccetera, eccetera. La nostra vita sociale, l'insieme delle nostre relazioni, richiede una caratteristica che ci spinge oltre la soglia di verificabilità. Non posso controllare tutto. Perché questo funzioni, si deve ingenerare una cosa che si chiama patto sociale. Il patto sociale ha bisogno di fiducia. Ecco, la fiducia è esattamente quel combustibile che fa della nostra specie una specie debole. Non siamo quelli che corrono più veloci, che si arrampicano meglio, i più forti, una specie inarrestabile che oggi con tanti problemi ci scopriamo essere la specie dominante sul pianeta. Mi hai chiesto che cosa significa per me oggi. Ecco, questa caratteristica, che era una caratteristica più o meno consolidata all'interno di una serie di strutture sociali, oggi vacilla. Vacilla perché, come ci ha insegnato la pandemia, non è detto che abbiamo fiducia nel sistema sanitario nazionale, non abbiamo fiducia negli scienziati, non abbiamo fiducia nei politici. Cioè è come se questo circolo di non visibilità, che è necessario e che implicitamente mettiamo in ogni nostro momento e decisione, sembra vacillare, sembra non essere più capace di sostenere le scelte della nostra quotidianità. Quindi fiducia oggi è innanzitutto un punto interrogativo. E rispondendo a una domanda con una domanda, ho fatto una cosa molto da gesuita, però passo la palla di nuovo indietro. Beh, hai finito con una domanda, però hai detto anche delle cose. Michela, per te fiducia? Allora, intanto buonasera, inizio bene, sono ancora rimasta ieri sera. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Due parole solo per ringraziarvi di avermi dato la possibilità di essere di nuovo qui a Bologna. Dico di nuovo qui a Bologna perché Bologna è una città che io amo molto. Sono stata a Bologna in varie occasioni, anche molto diverse, e per me tornare a Bologna per parlare di fiducia è veramente una grande gioia, proprio perché è un tema che mi è particolarmente a cuore. Allora, la fiducia, è stato detto da Paolo, è un concetto complesso, perché la fiducia è paradossale. E in che senso la fiducia è paradossale? Perché da un lato è qualcosa di essenziale. Senza fiducia noi non ci muoviamo, non ci attiviamo. Se io non avessi un minimo di fiducia, stamattina avrei fatto fatica ad alzarmi dal letto, a fare colazione, a incontrare e conoscere Andrea, salire sulla macchina che mi ha portato qui in piazza. La fiducia è ciò che ci permette di agire, di muoverci, avendo la speranza la sera di poter tornare a casa nostra. Io oggi pomeriggio, piena di fiducia, andrò in aeroporto sperando di poter partire. Dico sperando di poter partire perché non sono riuscita a fare il check-in online. Però nonostante tutto trattengo la fiducia che mi permette di credere nella possibilità di tornare a casa mia stasera. Quindi la fiducia è essenziale. Senza fiducia nessuna relazione sarebbe possibile. Al tempo stesso però la fiducia è anche pericolosa. E perché la fiducia è pericolosa? Perché nel momento stesso in cui io do fiducia, accordo fiducia, regalo fiducia, io mi rendo vulnerabile, cioè dipendo dalla capacità che l'altra persona avrà o meno di mostrarsi all'altezza della fiducia che io le do. Cioè ogni qualvolta io accordo fiducia mi rendo vulnerabile. E perché mi rendo vulnerabile? Perché la fiducia può sempre essere tradita. D'altronde chi è che tradisce? Tradiscono coloro in cui noi abbiamo fiducia. Se noi non avessimo fiducia in una persona, questa persona ci potrebbe deludere al limite, ma non ci potrebbe tradire. È sempre la moglie che tradisce il marito che tradisce la moglie, il credente che tradisce Dio, il patriota che tradisce la patria. Cioè è all'interno di una relazione di fiducia che nasce la possibilità del tradimento.
Ecco perché è così complicato, quando ci si sente traditi, ricostruire poi la fiducia. Quindi questo è un primo elemento. Il secondo elemento che vorrei aggiungere, prima di ridare subito la parola ad Andrea, è che quando si parla di fiducia, l'altra difficoltà è che il termine fiducia è poliedrico. Noi in italiano abbiamo un solo termine per dire fiducia, fiducia, esattamente come in francese, confiance. Se invece noi pensiamo alla lingua inglese, in inglese noi abbiamo due termini per parlare di fiducia, ossia abbiamo il termine di reliability e il termine trust, con due accezioni leggermente diverse. Quando noi parliamo di fiducia in termini di reliability, noi parliamo di una fiducia che si appoggia sull'affidabilità altrui. Tant'è vero che noi una persona, diciamo, la qualifichiamo come reliable o no. Però è la fiducia che a me interessa meno, perché per certi aspetti è facile avere fiducia in una persona che si presenta come affidabile. È facile, perché la fiducia è una conseguenza dell'affidabilità. Quando invece si parla di trust, si parla di qualcosa di leggermente diverso, cioè si parla di una scommessa, un po' come la scommessa pascaliana. Non è un caso che il termine di fiducia abbia la stessa radice etimologica del termine fede. Io che cosa faccio? Io scommetto su una persona. Io non so se questa persona è affidabile o no, lo scoprirò, ma spero che attraverso la mia scommessa, attraverso la fiducia che io do a questa persona avrà voglia di mostrarsi affidabile. E quindi c'è un cambio proprio di prospettiva. Non è più una fiducia conseguenza dell'affidabilità, ma è una fiducia che in teoria dovrebbe creare affidabilità come risultato della fiducia. Non so se sono stata chiara. Certo, grazie Michela. Caro Paolo, Michela ci ha fatto un po' da ponte rispetto a quello che ti volevo chiedere, no? Perché Michela ha parlato di vulnerabilità, nel dare fiducia mi rendo vulnerabile. Ha parlato di trust e reliability, che sicuramente anche dal punto di vista tecnologico sono concetti che ti sono molto vicini. Ecco, ma allora uno incomincia a dare fiducia solamente a quelli che conosce, è più semplice, no? E invece anche nei lavori preparatori del festival ci siamo detti che la fiducia, quella tosta, è quella nei confronti delle persone che non si conoscono, le persone con le quali non abbiamo stipulato un contratto, per esempio, no? Allora, questa ti torna che questa sia la fiducia piuttosto? E poi mettici sopra un po' di tecnologie. Ora, con le tecnologie, col digitale, talvolta si arriva al paradosso che magari si dà più fiducia al coreano che abbiamo conosciuto su internet che al vicino che conosciamo da una vita? Oppure no? Ecco, come coniughi questo concetto di vulnerabilità, di fidarsi solo delle persone che conosciamo, con l'aggiunta delle tecnologie? Bene, col rischio di fare un minestrone concettuale. Dunque, partiamo da questa cosa qua e continuiamo quello che ci è stato appena detto. La fiducia intesse la società, perché questi primi atti di fiducia, di scommessa sul futuro, danno aumentano il trusting. Io posso essere affidabile, traduciamolo così, posso essere affidabile fino a ieri, nel senso che ti ho portato le lettere tutti i giorni, sono un portalettere affidabile, ti do fiducia domani quando nella lettera ci metto un assegno da 100.000 euro. Ecco, quindi questi primi passi sono quello che poi fondano il grande. Questo è così vero che penso che Balbi, nel suo esperimento, nella sua Strange Situation, quando mette la mamma e il bambino uno a fianco all'altro, ci fa vedere che è matriciale del nostro essere. Cioè, nel nostro essere accolti si fonda la possibilità di avere fiducia nell'altro a priori di quello che fa.
Quindi non tocchiamo una parte piccola del nostro essere. Noi nasciamo in un vagito, moriamo in un rantolo, e in mezzo c'è la fiducia, e in mezzo c'è questo poter contare su un altro per colmare le nostre fragilità. Ma questo divenire, questo cerchio d'onda che si allarga, è qualcosa che da sempre scava un solco tra il noto e l'ignoto, tra il conosciuto e lo sconosciuto, tra l'amico e il nemico. Ora, ci hai presentato come due romani, Romolo e Remolo, col solco fondativo dell'identità e quindi della città, è una identità di fiducia. Cioè noi costruiamo con la fiducia anche quest'altra caratteristica antropologica che è l'identità. Oggi si parla tanto dei babbuini perché sono la specie che ha il DNA più simile al nostro, 93%. Ecco, noi sappiamo molto bene che i babbuini sono molto simili a noi, vivono in gruppi, addirittura ci sono dei babbuini che fanno il verso di arriva il leone, quando non è vero, per rubarsi la banana dell'altro babbuino, quindi mentono anche come sappiamo mentire noi. Pur tuttavia i babbuini non riescono a fare gruppi oltre i 140-150 individui. Perché? È perché il capo babbuino ha bisogno di conoscere tutti gli altri babbuini perché ci sia la fiducia nel gruppo. Ora, non so se questo si può dire oggi che è giornata di elezione, ma insomma qualcuno dice che questo è il motivo per cui i politici vanno in giro a stringere le mani, no? Perché è questo vecchio DNA del babbuino che ha bisogno di una fiducia personale. Bene, al di là di questa cosa qui, noi invece siamo molto diversi, noi fondiamo gruppi che superano i 150 individui. E perché Romolo e Remolo con quel solco hanno potuto creare un'identità che oggi sfiora i 5 milioni di individui? Perché siamo passati da un'identità di conoscenza diretta a una fiducia mediata da una narrazione condivisa tra persone. Cioè la nostra identità si riconosce nel fatto che siamo romani. Ecco, qui io vedo un sacco di frati, non li conosco tutti, ma c'è una fiducia, c'è una possibilità di vivere una fraternità che si fonda su questa identità condivisa, che è una storia che ci fa simili. Ed ecco che quindi improvvisamente la narrazione che abbiamo l'uno sull'altro è, come dire, lievitata con la fiducia, e lievita la fiducia. Arriviamo al sale tecnologico, sperando di non passare una cosa dolce in una salata, e oggi abbiamo un altro grande narratore. E oggi questo narratore è invisibile ma efficacissimo, sto semplificando un po', ma è l'algoritmo che media le nostre narrazioni. Cioè quando nel feed della mia relazione social mi compaiono alcune cose, ecco, quella narrazione individuale viene rafforzata, viene generata, plasmata, influenzata grazie a questa pseudo-soggettività algoritmica. Ora, qui per essere anche un po' scientifico dovremmo dire che non abbiamo una prova numerica della quantità di questa influenza. Così come non abbiamo una prova numerica di quanto le emissioni di CO2 producono cambiamenti climatici, ma la correlazione è evidente. Allora, quando alcuni fenomeni come QAnon, queste storie condivise, fanno scendere in piazza delle persone gridando contro il complotto, non sappiamo se l'algoritmo è responsabile del 7, del 15, del 24, del 50 o del 70%, ma produce, canalizza, plasma dei percorsi di fiducia in una maniera a cui prima non eravamo abituati. Qui si ingenera un altro fattore, che è un fattore di velocità e di pervasività, perché, come dire, i provocatori sociali ci sono sempre stati, le storie che hanno mosso le persone ci sono sempre state, ma si basavano su una caratteristica umana che potevamo definire la stanchezza. Anche il migliore agente provocatore dopo un po' aveva bisogno di dormire. Ecco, l'algoritmo non dorme mai, l'algoritmo è pervasivo, l'algoritmo è veloce. Potremmo non avere gli anticorpi culturali necessari per elaborare tutto questo. In fondo la nostra cultura si basa su processi evolutivi di almeno 60.000 anni e non hanno mai raggiunto questa velocità.
Quello che ci interroga oggi è se scaricare i nostri processi informativi, cioè il fatto che possiamo capire chi è degno di fiducia o non è degno di fiducia, su degli strumenti, gli algoritmi, che sono disegnati per massimizzare procedure di marketing e monetizzazione di relazione, può essere affidabile, e questa volta veramente dobbiamo dire affidabile e non trustable, e che effetti può avere sulle nostre relazioni sociali. Il problema è che questo diventa un enorme esperimento Stanford dal vivo, perché tutti noi abitiamo su queste piazze sociali. Abbiamo avuto degli effetti notevoli con Cambridge Analytica, con le rivolte di Capitol Hill, con una serie di fenomeni sociali dilaganti. Vediamo un'Europa che sta reagendo a questo processo economico che esternalizza nella società, se vuoi su questo poi magari diciamo delle cose, i costi sociali sul patto sociale e tiene i guadagni di tutto questo, però la tecnologia ci interroga e allora di risposta è arrivato il momento di interrogare la tecnologia. Questa è la partita, è più facile fare domande che non dare risposte, però sì, la tecnologia cambia i nostri percorsi di fiducia e li cambia in quella dinamica identitaria che come dire, divide il noto dall'ignoto, l'amico dal nemico, l'affidabile dal non affidabile. Siamo qui e come ne usciamo non lo so. Grazie Paolo, grazie. Allora, Michela, in un certo senso Paolo ci ha fatto così annusare, percepire un qualcosa che è, se vogliamo, invisibile, no? Perché le tecnologie ci sono, talvolta appunto ormai sono quasi scomparse perché sono in mezzo a noi che quasi non le percepiamo, ma ci sono, hanno tutte queste influenze, eccetera. Però prima, quando si parlava, prima dell'incontro, la dimensione dell'invisibile ti colpiva in positivo, no? E ne abbiamo parlato in questi giorni, le parole invisibili, no? Il non detto, gli sguardi. Ieri fra Pietro Manaresi ci ha parlato dell'incontro di Francesco col lupo di Gubbio e ci diceva che gli è andato vicino al lupo, gli è andato a mezzo metro perché sei a portata di carezza, a portato di schiaffo e ti guardi bene negli occhi, no? Allora fiducia da una parte, tecnologia eccetera, però velocità, talvolta velocità, relazioni distanti eccetera, ma poi ci sono anche le relazioni vicine, gli sguardi. Qual è il tuo pensiero su questo? Allora, quando si parla di sguardi, di vicinanza, secondo me si parla dell'altra dimensione della fiducia. Cioè, Paolo ha insistito molto, ovviamente, parlando di nuove tecnologie, che tra l'altro io utilizzo ma non conosco, ha parlato della dimensione della reliability, cioè dell'affidabilità. Poi si può discutere fino a che punto gli algoritmi siano affidabili, fino a che punto la società che si costruisce stando vicini solo alle persone simili a noi sia una società desiderabile. Però è comunque il tema dell'affidabilità. Ora, a me quello che interessa è l'altra gamba della fiducia, cioè la scommessa. Quel qualcosa che scatta nel momento in cui io non ho nessuna certezza di come l'altro reagirà. E da questo punto di vista la vicinanza, gli sguardi, quel linguaggio che non è necessariamente verbale, anzi che non è verbale ma che ci permette di entrare in relazione con gli altri, diventa essenziale. Perché io non so, quindi devo scommettere, e nel momento in cui scommetto apro una porta e permetto alla persona che mi è di fronte di apparire, di diventare, di parlare oppure di tacere. Ora, tutte queste relazioni, secondo me, anche a causa della velocità, si stanno perdendo. Perché chi di noi prende il tempo di fermarsi e di guardare negli occhi la persona con cui sta parlando? A quanti capita di essere presentati? Ci vengono presentate tante persone nel corso della giornata,
a tanti capita, almeno a me è capitato tante volte, di stringere mani di persone che guardavano altrove. Quanti di noi prendono il tempo di posarsi? E quando dico posarsi non vuol dire guardare per giudicare, ma vuol dire guardare per permettere allo sguardo altrui di entrare, e quindi anche di costringerci talvolta a tornare indietro su determinati pregiudizi. Allora, per quale motivo dico tutto questo? Torniamo agli algoritmi. Quando uno sui social, tra virgolette, incontra proposte perché quello è l'algoritmo, quelli sono i suoi gusti, che cos'è che viene completamente persa come dimensione? E che di fatto non si incontra l'altro che è diverso rispetto a noi, non si incontra lo sconosciuto. Però la fiducia scatta proprio quando si è di fronte a ciò che non si conosce. Georg Simmel, che è un grande sociologo e un grande filosofo contemporaneo, parlando del rapporto tra conoscenza e fiducia, dice proprio questo: se io conosco completamente o molto qualcosa o qualcuno, io non ho bisogno di scommettere, di dare fiducia, perché so già quali saranno le reazioni. La fiducia invece permette di andare verso ciò che non si conosce, verso chi non si conosce, con il rischio, per tornare all'altra parola chiave, con il rischio che l'alterità dell'altro ci disturbi. Però noi che non siamo babbuini, almeno fino a prova contraria, e che cerchiamo di allargare le nostre relazioni, dobbiamo prendere il rischio anche di essere colpiti dall'alterità altrui. Perché viviamo in società che hanno sempre di più invece la tendenza ad escludere ciò che è diverso. Allora, poi noi possiamo ripetere tante volte che vogliamo costruire una società inclusiva, ma come facciamo a costruire una società inclusiva se ci rifiutiamo di guardare negli occhi l'alterità e di scommettere, anche se questa alterità talvolta ci fa male? Perché ci fa male? Perché colpisce la nostra identità. E torniamo al tema dell'identità. Perché si ha così tanta paura? Perché poi il tema di questo festival è fiducia oltre la paura, ma il punto di partenza è la paura. E perché noi abbiamo paura degli altri? Perché l'alterità altrui ci costringe a fare i conti con la nostra alterità, perché tanto noi siamo sempre altro rispetto a quello che pensiamo di dover essere, e quindi ci chiudiamo, perché la paura fa sì che si preferisca restare all'interno dell'algoritmo piuttosto che andare incontro, piuttosto che scommettere, piuttosto che aver fiducia, perché i rischi quando si da fiducia sono tanti. Però è solo prendendo il rischio di conoscere l'alterità che noi poi possiamo fare relazione e creare appunto una società inclusiva, che però implica poi anche una dimensione di lentezza, perché tutta questa operazione, andare al di là della paura, scommettere, aprirsi all'alterità, riuscire all'interno di se stessi a metabolizzare questa alterità e a non spaventarci più dell'alterità che portiamo dentro, necessita anche dei tempi di attesa, e quindi uscire dalla velocità nella quale siamo immersi. Naturalmente, se ci fosse mio marito qui accanto, commenterebbe: e ancora una volta Marzano che dice, Michela che dice, fate quello che dico, non fate quello che faccio, perché vi sto parlando di lentezza e di prendere il tempo, e sono 4 giorni che io come una pallina sto percorrendo l'Italia per poi tornare a Parigi. Però al di là di questo, adesso per esempio i tempi per guardare,
quell'invisibile che appare nel volto altrui. Per esempio, io quando sono con i miei pulcini e le mie pulcine, è così che io chiamo i miei studenti e le mie studentesse, cerco di prenderlo, proprio perché sono loro che hanno bisogno di essere accolti nella loro alterità e hanno bisogno che qualcuno scommetta su di loro, dia loro fiducia. E tu, Paolo, che ci dici su questo stesso tema, no? Lentezza piuttosto che rapidità, piuttosto che il tempo di prendersi il tempo per guardarsi negli occhi, talvolta le tecnologie lo consentono. Perché no? Alcune tecnologie ci hanno consentito durante la pandemia di guardarci negli occhi, seppur in maniera mediata e così via, però allo stesso tempo ci fanno fare delle cose in maniera accelerata, spersonalizzando un po'. Qual è il tuo pensiero su questo? Dunque, io riprenderei quello che ha appena detto Michela da questo punto di vista, facendo una sorta di archeologia linguistica, perché secondo me tra fiducia e paura si gioca un terzo termine, che è il termine comunio, comunione, e dove il termine comunio è legato nella sua radice indoeuropea MNM a altri due termini che sono meni e munus, e qui la mura e servizio, e qui la differenza è netta, perché o facciamo mura e quindi ci difendiamo, o ci apriamo all'altro, alla sua alterità, al suo bisogno, e facciamo servizio. Cioè, quindi è in tutto il fenomeno linguistico, in tutte le parole che usiamo per parlare di questo fenomeno, vi è innanzitutto l'ambivalenza umana, per cui non c'è nulla che non possa avere, per usare un termine anglofono, un dual use, che non possa essere in qualche misura usato nel bene e nel male. In seconda istanza c'è tutta questa esperienza di grandezza e di fallibilità dell'essere umano. Ma a questo punto, per rimanere fedele a quello che mi chiedi, cioè anche metterci un po' di tecnologia, ecco, guardiamo tutto questo con una tecnologia che non sempre capiamo come una tecnologia. Mi piacerebbe partire da una piccola storiella di Edgar Foster Wallace, no? In uno di quei motivational speech che si fanno alla fine dei percorsi di laurea. Lui racconta una storia che non era sua, ma insomma molto diffusa, e dice: ci sono due giovani pesci che nuotano nell'acqua e a un certo punto incontrano un pesce anziano, e quello gli fa: ragazzi, com'è l'acqua oggi? Quelli si girano e fanno: che diamine è l'acqua? Ecco, allora noi abbiamo il rischio di dare per scontato, siamo una specie che incorpora la nostra tecnologia, una forma di tecnologia molto antica che è il linguaggio. Il linguaggio, la parola, è un artefatto culturale che noi utilizziamo, sviluppiamo per fare qualcosa. Ma che cosa? Ecco, gli ultimi 50 anni di indagini linguistiche, da Chomsky in poi, ci dicono che non siamo l'unica specie che comunica. Ci siamo detti il babbuino, non siamo neanche l'unica specie che mente, però il nostro linguaggio ha una caratteristica unica, è un linguaggio sintattico. Cioè, negli Stati Uniti ho conosciuto tanti migranti italiani, dopo 40 anni in America ancora dicono orangio e non riescono a dire orange. Non c'è però nessuno che inverte il soggetto con il complemento oggetto. Ecco, il nostro linguaggio è strutturato soggetto, verbo, complemento, oggetto secondo una sintassi in qualsiasi lingua. Perché? Chomsky brillantemente ha detto che perché il nostro cervello funziona così, quindi la grammatica, questa cosa che forma il nostro linguaggio, è come se fosse scritta in quello che siamo. Conquista enorme, ma che ancora non risponde a una domanda chiave. Cioè, se io prendo un martello, il manico del martello è fatto in quella maniera perché c'è una mano che lo prende, no? Manico, mano. Ma non ho ancora risposto a una grande domanda: il martello a che serve? Ecco, e allora un artefatto così dispendioso dal punto di vista energetico richiede un sacco di competenze cognitive. Perché lo abbiamo sviluppato? A che serve parlare? Ecco, parlare non serve a tutto, perché ci sono delle cose che si fanno meglio facendo vedere. Se io vi dovessi insegnare come si fa un nodo a parole, prendete il capo A, prendete il capo B, girate il capo B attorno al capo A, ve lo faccio vedere, facciamo prima. È il motivo per cui i tutorial su YouTube rendono meglio. Eppure,
Se io vi dico sono triste, sto facendo una cosa che è impossibile fare in nessun'altra maniera. Sto mettendo in grado un membro della mia specie di vedere qualcosa che altrimenti è invisibile. La parola rende visibile l'invisibile. Io potrei fare uno streaming ad altissima definizione del mio cenone di Capodanno nella mia famiglia, ma che quella vecchietta all'angolo è zia Maria, se non lo dico a parole è invisibile. Ecco, la parola rende visibile un invisibile. Bernard Russell, filosofo, diceva che nessun cane avrebbe mai detto che era figlio di due onesti ma poveri cani. Perché c'è un invisibile che si chiama storia, che io rendo visibile solo grazie alle parole. Napoleone c'è perché ve lo posso raccontare a parole. Ed ecco che improvvisamente questa tecnologia tiene insieme affidabilità e fiducia, reliability e trustable. Perché non c'è trust senza reliability, ma l'affidabilità c'è perché io a parole posso dire quello che c'è stato ieri, posso dire una storia. La fiducia tra un uomo e una donna in un matrimonio c'è perché lo ieri fonda la speranza sul domani, abbiamo detto. E questo è visibile con la parola. La tecnologia della parola è quello che ci consente di avere fiducia, perché questo invisibile lo posso comunicare solo a parole. Ora qui c'è tutta un'anima teologica che vorrebbe parlare di un invisibile che si parla con l'uomo, la tengo da parte, la tengo a bada, però capite che le parole fondano la fiducia, ma le parole demoliscono anche la fiducia, perché ogni artefatto tecnologico è ambiguo. La prima clava che abbiamo preso in mano quando eravamo nella caverna era un'arma o era un utensile? Ecco, questa ambiguità che passa dentro ciascuno di noi è affidata anche alle parole, però non possiamo far altro che costruire fiducia attraverso questo strumento, questa tecnologia che è la parola. Con la parola facciamo il fratello, facciamo il conosciuto, facciamo il figlio, i Pulcini, facciamo lo studente, con la parola costruiamo il nemico. Ci sono dei testi bellissimi che fanno vedere come il nazismo ha iniziato a dividere la società utilizzando forme linguistiche specifiche. Ecco, e allora di nuovo la domanda è su di noi, no? Come stiamo utilizzando questa capacità tecnologica unica che abbiamo, che è la nostra parola? Oggi la parola non è più solo vocale, non è più solo stampata, oggi la parola è anche computata e mediata dalla macchina. Ecco che la parola serve per costruire uno pseudo identico o per dividere con uno pseudo diverso che non sarà mai riconciliabile. La sfida è sempre la sfida dell'uomo, oggi però la giochiamo con modalità e tempi diversi. Grazie Paolo. L'ultima domanda per tutti e due, poi vediamo anche se c'è qualche domanda dal pubblico o se Michela vuol fare una domanda a Paolo e viceversa, no? Però ecco, l'ultima domanda da parte mia riguarda i giovani. Tu Michela prima dicevi che una parte importante del tuo lavoro, forse quella che ti piace di più in questo momento, è l'insegnamento, il rapporto con gli studenti, no? E Paolo anche conosce molto bene il mondo giovanile. Allora il titolo è Fiducia oltre la paura. Ecco, in questo momento secondo te come stanno vivendo il concetto di fiducia i giovani? Paura e dunque muri? Separazioni? Oppure inclusività? Ieri ci ha presentato un libro un ventenne che attivista sui temi del cambiamento climatico, che diciamo la crisi ha innescato in lui la voglia di fare. Sappiamo però che per i giovani questo è un momento non facile, no? Per molti di loro la prospettiva è quella di non vivere dal punto di vista economico, eccetera, meglio dei loro genitori, no? Si è un po' bloccato questo trend, questo ascensore sociale, eccetera. Allora questo può generare in loro un senso di tristezza, no? Allora come vivono secondo te la fiducia i giovani in questo momento un po' di snodo, di discontinuità per certi aspetti? Allora, io per rispondere a questa domanda riprendo alcune cose che sono state dette prima da Paolo, perché infatti a un certo punto non so se si è visto,
si è visto, ma ho fatto così quando sentivo l'importanza della parola. Allora, intendiamoci, sono d'accordo, perfettamente d'accordo, che finché non vengono nominate le cose non esistono davvero, e ne sono talmente tanto convinta che nonostante io abbia ormai 52 anni, cioè comincia ad avere una certa età, un paio di mesi fa, parlando col mio papà, che ha una certa età, gli ho detto: papà, ma tu sei fiero di me? Tu mi vuoi bene? E mio padre mi ha risposto: ma che domande fai? E io gli ho detto: non lo hai mai detto, non lo hai mai detto. E lui ha risposto ancora una volta: ci sono cose che non c'è bisogno di dire. Sì e no, ci sono cose che hanno bisogno di essere dette, non perché uno non possa interpretare, ma perché la parola pesa, perché le parole hanno, sì, hanno un peso, hanno quella capacità di mettere ordine nel mondo se vengono utilizzate in maniera corretta, perché altrimenti aumentano il disordine e la confusione se vengono utilizzate male. Quindi noi abbiamo bisogno di parole, però, e questo arrivo alla nuance, noi abbiamo bisogno anche di atteggiamenti capaci di confermare ciò che diciamo verbalmente. E provo a spiegarmi, perché se è difficile avere la certezza dell'amore che ci è accanto se quest'amore non viene nominato, è anche vero che forse nulla è peggio di un amore che viene nominato ma che non viene poi vissuto, perché la fiducia si nutre di parole, ma si nutre anche di quella capacità di incarnarle. Allora, per quale motivo dico questo e mi riaggancio poi alla domanda sui giovani? Perché per quanto riguarda i giovani, dipende, nel senso che anche qui poi parlare di giovani è complicato, perché ci sono tanti giovani diversi che hanno esperienze diverse. C'è però qualcosa che tanti e tante condividono, avrei tendenza a dire purtroppo, ed è qualcosa legato alla fiducia e all'amore, cioè in tanti ragazzi e tante ragazze soffrono perché sono stati difficilmente riconosciuti e riconosciute per ciò che sono. Cioè c'è una tendenza molto diffusa tra i genitori, gli insegnanti, di proiettare aspettative e di fare fatica a vedere davvero chi c'è davanti. E torno a quello che dicevo prima. Allora, per quale motivo, per uscire dalla paura e generare fiducia, c'è bisogno di riconoscere? Perché solo se io sono riconosciuta per come sono, cioè vista per ciò che sono, accettata per ciò che sono, posso credere in me. Ma se nessuno ha mai creduto in me, come faccio poi io ad avere fiducia? Perché la fiducia è sempre all'interno di un circolo che si autoalimenta, e io non posso credere negli altri se nessuno ha mai creduto in me. E perché io possa aver creduto in me, ho bisogno da un lato delle parole che accompagnano i gesti, ma dall'altro lato anche da gesti che confermano. Perché se io dico a una persona, ne stavamo parlando prima con Andrea, tu sei ok, come dice una certa psicoterapia transazionale, ma poi con lo sguardo e con i gesti dico altro, cioè ti dico sei ok, puoi credere in te stesso, ma io non credo che ce la farai, in quel caso è difficile, anzi impossibile, poter credere in se stessi e quindi credere negli altri. Perché, e chiudo con questa cosa che secondo me è veramente il cuore, noi non possiamo, almeno io sono profondamente convinta che nessuno di noi può avere fiducia, cioè correre il rischio della fiducia, perché avere fiducia è un rischio,
se non abbiamo almeno una base, una minima base di fiducia in noi stessi, cioè di consapevolezza nel nostro valore per poter scommettere, perché altrimenti cosa resta di noi se poi gli altri ci tradiscono e noi non crediamo in noi stessi? Quindi noi abbiamo bisogno di ricevere amore, ricevere riconoscimento, abbiamo bisogno che l'amore che noi riceviamo venga anche nominato, ma abbiamo bisogno di sentire che c'è questa fiducia, che si creda in noi per poi dare fiducia. E chiudo con una cosa che ho vissuto, che è molto bella, a me ha dato tanto, ed è stato con uno dei miei studenti. Uno dei miei studenti attraversava un momento di difficoltà, era durante il primo lockdown, e quindi continuava a non partecipare agli esami, agli iscritti, e a un certo punto aveva bisogno, in Francia è un po' diverso il sistema universitario, ci sono degli esami che se tu non fai non puoi andare oltre, e questo esame era il mio. E io a quattro occhi, cioè a quattro occhi, per video interposti, ma cercando di guardare negli occhi questo mio ragazzo, gli ho detto: guarda, facciamo una cosa, io ti promuovo anche se tu non fai l'esame. La cosa resta tra di noi, perché se ti metti a raccontarlo, poi vengono tutti a chiedermi di avere l'esame senza averlo passato. Fai qualcosa di questa fiducia che io ti do. Alla fine dell'anno questo ragazzo aveva ricominciato a dare esami e aveva superato quel momento, ed è venuto a dirmi: io la ringrazio professoressa, perché quella fiducia che lei mi ha dato ha generato in me la voglia di mostrarmi all'altezza di questa fiducia e di andare avanti. Allora, per carità, non vi sto raccontando questo per dire che è così che ci si debba comportare, ma è solo perché secondo me è importante con i più giovani, con le più giovani, scommettere su di loro, credere in loro, riconoscerli, amarli per ciò che sono, e la fiducia sarà poi la conseguenza di questi nostri sguardi, di queste nostre parole. Grazie Michela. Paolo, sempre su questo argomento, tanti stimoli, no? Anche da quello che ha detto Michela, tante gocce di aceto balsamico, come dicevamo prima. I giovani stanno ricevendo fiducia? In questa situazione di paura, crisi, la percepiscono come noi, più di noi? Questo determina in loro maggiore fiducia, minore fiducia, una fiducia selettiva? Boh, che ne pensi? Innanzitutto, secondo me ci sarà data una piccola perla preziosa, no? Questa sintesi che la fiducia genera futuro, dà possibilità di futuro. E, però, per fare, come dire, la complementarietà dialettica, io adesso girerei la frittata, cioè giriamola sugli adulti. Ma noi, cioè guardando noi, non sto ancora sopra i 50, ma eccoci, ma guardando noi, noi siamo testimoni che si può avere fiducia nella vita per i giovani, ecco perché l'altra parte della medaglia. Guardando un adulto, testimoniamo in qualche misura che la vita è quel a priori in cui credere come possibilità di un qualcosa di compiuto, o siamo semplicemente quello che rimane di un mosaico andato in pezzi? Ecco perché non scarichiamo sempre sui giovani, che non era assolutamente quello che è successo, però rischia di essere una prospettiva ermeneutica, no? Questi diversi rispetto a noi che ancora non sono come noi vorremmo che fossimo. Guardiamo se noi siamo gli adulti degni di fiducia, di una possibilità di crescere, di giocarsi delle possibilità. Il verbo crescere in latino si dice adolescere, il participio passato è adultum, siamo coloro che sono cresciuti, che alcune possibilità non ce l'hanno più perché se le sono giocate. Per chi sta crescendo abbiamo scelto questo participio presente adolescente, colui che cresce. Ecco, ma qui il problema è il mondo degli adulti. Se questo mondo degli adulti
è popolato di membri della nostra specie che possono dire sì, la vita vale la pena di essere vissuta, di fare delle scelte. Direbbe Marco Paolini, ma noi ci siamo dichiarati adulti? O abbiamo ancora nel nostro cuore qualcosa che ci ha deluso per cui abbiamo bisogno ancora di essere adolescenti? Ecco, questa è una chiave secondo me profonda per una fiducia intergenerazionale. Perché abbiamo fatica, facciamo fatica ad essere adulti. Ci sono dei dati sociologici su questi enormi, no? Sapete, l'attesa di vita in Italia, grazie al fatto che dopo i 50 in media viviamo con 3 farmaci al giorno, è di 82 anni. Per i nostri connazionali si diventa vecchi a 83, cioè si diventa vecchi dopo morti. Quindi nessuno di noi è adulto perché nessuno di noi vuole essere vecchio, vuole dire che ne valsa la pena di poter vivere. Ecco, questa secondo me, come dire, depotenzia una spinta intergenerazionale nell'avere fiducia nella vita e nel diventare adulti. E quindi, non so, faccio un po' il vecchio frate predicatore del Medioevo, no? Fatevi un esame di coscienza, facciamoci un esame di coscienza. Se possiamo oggi dire ne valsa la pena di essere adulti, siamo adulti, ci siamo giocati delle possibilità. Ok, grazie Paolo. Allora ci avviciniamo al novantesimo, al sessantesimo, insomma. C'è qualcuno che ha una domanda per Michela o Paolo? O entrambi? Zazzazzac. Aspettiamo qualche secondo, è gratis la domanda? È il gelo. Mm? È il gelo che poco a poco. Mm? Allora, vediamo. Ah, laggiù c'è una domanda e ce n'è una anche qui. Ale. Allora, le prendiamo tutte e due e così poi rispondono entrambi a tutte e due le domande. Ecco la prima, se ti puoi presentare anche. Ciao, sono Alessandra, grazie di questo bellissimo incontro, come dice il vostro segnalibro, che regalate la vita e l'arte dell'incontro, e oggi vi volevo ringraziare per questa possibilità. E non volevo farla questa domanda perché mi vergognavo, però c'è stato uno stimolo della professoressa quando appunto ha fatto questa riflessione a proposito dell'algoritmo che non ci permette di incontrare l'altro. E mi sembra anche questa è un'ovvietà, questa cosa sia abbastanza naturale, cioè è abbastanza logico dal punto di vista dell'algoritmo che non ci permette di incontrare l'altro, perché quando io incontro l'altro che è lo sconosciuto, quello che non so se mi può dare qualcosa o meno, in realtà faccio una scommessa, cioè l'incontro con l'altro presuppone la fiducia, ma l'algoritmo non ha interesse a scommettere su questo, perché l'obiettivo non è la costruzione di relazione, ma la costruzione di una connessione che produce vendibilità. Non so se. Quindi la percentuale di riuscita dell'interazione deve essere alta, mentre invece se io sono aperta a quello che non conosco e mi arrivano cose che non conoscono, cose che stimoli che mi arrivano ma che non so gestire perché mi vengono da un mondo che a me è sconosciuto, è molto improbabile che io direttamente agisca. È quello che nel marketing è definito tipo il pubblico freddo, no? È una relazione, è un'interazione troppo fredda. E quindi mi pare che l'incontro con l'altro e l'arte dell'incontro, no? Anche si debba basare su qualcosa che c'è, cioè su una fiducia che è precedente, cioè come non è che si costruisce a posteriori, deve essere un'apertura precedente, forse è lì che sta la fiducia. E nell'interazione online, quella che avviene attraverso appunto gestita dall'algoritmo, questa cosa forse ancora non è abbastanza, cioè non è centrale semplicemente, cioè non avviene, forse è un problema su cui giustamente dobbiamo riflettere. Non so se è una domanda, era una riflessione che volevo condividere. Allora, e poi volevo solo ringraziarvi per anche la riflessione sul concetto di parola e anche sul rapporto tra parola e immagine. Direi che c'è qualcosa di interessante da dire, perché sono due tecnologie antiche interessanti. Grazie. Allora, grazie. Ora c'è un'altra domanda laggiù.
lei ha fatto una domanda, ma il prossimo anno viene come relatrice al posto vostro, perché mi sembrava ci avesse riflettuto abbastanza su questi argomenti. Grazie. Laggiù in fondo avevo visto una mano. C'è sempre laggiù? No, sì, c'è una mano laggiù, è diversa ma va bene lo stesso. Ciao a tutti, Tommaso, 24 anni, vengo da un paese in provincia di Siena in Toscana, quindi vivo una realtà, come dire, quasi rurale, potrei dire. Però è interessante vedere come in una realtà comunitaria un po' più piccola rispetto a una città gli effetti, no, della grande rivoluzione digitale, no, che, ecco, si vedono un po' meglio, nel senso che tra la generazione dei miei genitori e la nostra io mi sono fatto raccontare accuratamente com'era la vita di paese dei miei genitori ed era molto diversa, no? Adesso le persone stanno chiuse in casa, gli schermi, i piccoli al tablet, gli adolescenti allo smartphone, gli adulti allo smartphone e alla televisione, i nonni alla televisione. Quindi ognuno ha la sua dose di schermo, no? E sembra una cosa che un limbo che non può cambiare, ecco. E io, che non ho studiato, mi sono chiesto, ma sarà il caso, mi riallaccio un po' alla provocazione del frate, che di interrogare noi la tecnologia, cioè chi ci sta dietro a Google, a Instagram, chi sono questi grandi, potenti, invisibili, chi è il presidente di, non lo so, ecco, che gestisce queste tecnologie e che in modo accurato sceglie attraverso una dirigenza amministrativa quali sono le politiche di azione, gli algoritmi, quali tipi di emozioni innestare, se paura, divisione, speranza, rabbia, ecco, è tutto scelto, cioè ci sono dei collaboratori umani in carne ed ossa e magari stanno in California, non lo so dove stanno, che però dico io, ma non è il caso che comincino a parlarci e noi a parlare a loro, non lo so, magari attraverso un'interazione tra politici ecco, perché io credo che influisca molto di più sulla vita Mark Zuckerberg rispetto a, che ne so, Salvini, no, non lo so, io non ho studiato, quindi, però ecco, questo. Grazie. Allora, Michela e Paolo, due belle domande, toste, a voi la risposta e poi ci salutiamo. Non so chi vuole iniziare. Allora, secondo me posso iniziare io perché sono più rivolte, secondo me, a Paolo che a me le due osservazioni, domande. Rapidamente, dunque, quando dicevo che attraverso gli algoritmi non c'è incontro dell'alterità, era un invito anche ad uscire dalla logica degli algoritmi, perché ovviamente negli algoritmi c'è una logica dietro, tra virgolette, commerciale. Il problema è quando uno immagina che il resto sia esattamente come all'interno di quell'algoritmo. E do un esempio specifico, anche se è politicamente scorretto: il giorno delle elezioni, posso, bloccatemi se vado troppo oltre, però non essendo una politica penso di poterla dire. Ogni volta che io sono venuta due volte in questa zona, Emilia-Romagna, io non so mai dove finisce la Romagna e inizia l'Emilia, quindi chiedo scusa perché mi confondo. So che invece i bolognesi ci tengono molto, quindi è Emilia. No, dicono Romagna, no. Vabbè, non importa, non lo so. La settimana scorsa ero a Modena. Oggi sono qui e la sensazione che ho, perché poi non è solo l'algoritmo sui social, sono anche gli algoritmi delle piazze, la sensazione che ho è che tante persone come me, così parlo di me, di sinistra, ci stiamo autoconvincendo che poi in realtà le cose non vanno così tanto male. No, un attimo, usciamo dagli algoritmi, usciamo dall'Emilia Romagna e guardiamo altrove, guardiamo il sud e guardiamo il nord.
E lì ci rendiamo conto che tante alterità probabilmente sono così tanto alterità perché gli occhi per guardarli non ci sono stati. Perché poi qual è il problema della sinistra italiana? Mi dispiace tanto, è che ce la raccontiamo. E quando è che guardiamo, ascoltiamo e ci lasciamo invadere dall'alterità? Punto interrogativo, basta, mi fermo qui perché sono andata anche oltre rispetto a quello che credo avessi diritto di dire. Paolo. Grazie. Due domandone, nel senso che cioè, tutto quello che è la comunicazione, l'immagine, la parola, ci faccio un corso da 120 ore, potrei dirvi mettetevi comodi, però sì, assolutamente c'è molto di più da dire che non quello che abbiamo detto. E proviamo a dire una cosa che vuole essere semplicemente un invito alla riflessione e non una risposta. Proviamo a raccontare una storia. Ecco, la storia che vi racconto è questa. È la storia di un filosofo europeo francese, René Girard, reputato un po' eretico da noi, che è stato costretto ad andare a insegnare in America e ha insegnato a Stanford. E a Stanford tra i suoi studenti ce n'è qualcuno che gli è rimasto veramente amico. Uno di questi si chiama Peter Thiel e è così tanto amico che nel 2018, quando è morto Girard, ha tenuto l'elegia funebre per Girard. Peter Thiel, per chi non lo conoscesse, è il più grande venture capitalist della Silicon Valley. È colui che ha realizzato PayPal, è colui che ha trasformato Facebook da un'idea di un brufoloso e timido Zuckerberg a un'impresa multimilionaria, è colui che finanzia Palantir, è colui che finanzia SpaceX, eccetera, eccetera, Tesla, eccetera, eccetera. È, come dire, la portaerei della finanza digitale. E quello che è successo a Peter Thiel è stata una folgorazione, perché all'università, quando ha sentito Girard, il modello di uomo che disegnava Girard per lui corrispondeva in pieno a quello che lui conosceva, capiva e vedeva della realtà. Girard, in un testo che ha fatto storia, che si chiama Verità romanzesca e falsità romantica, parla di un meccanismo che c'è nel cuore di ciascuno di noi, che è il meccanismo mimetico. Ecco, quando io desidero un Rolex, non desidero un Rolex, desidero la persona che lo porta al polso, voglio essere come lei, voglio essere influente come lei. Quindi voglio imitare quella persona, per imitare quella persona imito quell'oggetto, e poi però quella persona improvvisamente diventa l'ostacolo alla mia realizzazione, quindi il meccanismo mimetico diventa un meccanismo di odio. E Girard, la faccio breve, dimostra come questo accade nel cuore di tutti. Thiel lo vede verissimo, fonda PayPal e in PayPal ogni 60 giorni si cambia ruolo nella dirigenza per evitare che scappi il meccanismo mimetico e quindi che qualcuno ce l'abbia con qualcun altro. Quando vede l'idea di Zuckerberg si illumina. Zuckerberg mette in atto su piattaforma digitale il meccanismo mimetico per eccellenza. Posso mettere mi piace, ti imito e poi parte quello che in termini tecnici si chiama shitstorm. C'è una tempesta di schifezze contro qualcuno in internet. È solo che Thiel, che ha fatto economia, dice vabbè, monetizziamo tutto questo. Facciamo sì che quel mi piace e quel ti odio diventi uno strumento per fare soldi. Quando oggi incontriamo una piattaforma digitale, noi dobbiamo sapere che siccome un server consuma di corrente più di quanto costa comprarlo, le foto del mio piatto, del gattino e del mio selfie qualcuno le deve pagare. Le pagano questi meccanismi di profilazione e di esternalizzazione del mi piace, ti odio che mettiamo in atto all'interno della società. Cioè Thiel è riuscito a trasformare in una macchina per soldi un meccanismo umano, scaricando nel sociale i costi di erosione del patto sociale, cioè dell'odio verso l'altro. Quindi sì, hai ragione, c'è un interesse a tenerci inchiodato allo schermo, non che facciamo qualcosa, ma a tenerci inchiodato allo schermo, perché più tempo sto sullo schermo, più io guadagno su quello che tu c'hai sullo schermo. E a questo punto, perdonatemi, faccio l'eticista moralista, quindi devo fare domande scomode, se all'inizio del Novecento chi trasformava il carbone in soldi, esternalizzando nell'ambiente quelli che erano le scorie, lo abbiamo tassato, non dovremmo tassare qualcuno
che monetizza le nostre relazioni sociali scaricando sulla comunità l'erosione di questo patto sociale? Non è arrivato il momento di far pagare quel danno che è il danno pubblico? Guardate che i Novax li stiamo pagando noi, e i Novax sono, come dire, alimentati da questo sistema di piattaforme che scarica sulla collettività un guadagno che lì viene fatto. Ecco, allora non so se ho risposto a nessuno dei due, magari no, però il problema è questo: nulla è neutrale, e questa non neutralità che sta portando all'arricchimento di alcuni soggetti la paghiamo come collettività. Ecco, quindi come collettività è il tempo di agire, è il tempo di normare per dire quanto è troppo e come gestire questo scambio che non è mai gratis. In fondo, quando andiamo al pub e ci danno le noccioline salate, sappiamo che non sono gratis, gliele ripaghiamo con la birra. Ecco, qui le stiamo ripagando in un'altra maniera. È ora forse il momento di mettere un limite a tutto questo. Allora, grazie mille, sono stati bravissimi, perciò vi chiederei di fare veramente un grande applauso a Michela e a Paolo, che secondo me sono stati veramente molto bravi. Hanno resistito un po' di freddo, ma ne è valsa la pena, secondo me. Grazie, ci avete dato un sacco di risposte, un sacco di stimoli, ma ci avete aperto anche altri interrogativi, altre finestre. Questi due personaggi li possiamo seguire, come vi dicevo c'è un sacco di roba su YouTube, poi scrivono, parlano e così via. Fra Paolo in particolare, per fortuna ce l'abbiamo fra di noi, no? Essendo francescano, per cui sicuramente ce lo riavremo al festival e così via. Michela è una new entry, però sei molto benvenuta, per cui speriamo che il festival ti piaccia, l'ambiente della famiglia francescana ti abbia fatto percepire qualche cosa e che tu possa essere con noi anche in futuro, ok? Per cui grazie mille, Michela Marzano e Paolo Benanti. E buon festival. Prossimi appuntamenti, non so quali sono, ma ci sono nel pomeriggio.